Salve, buonasera, rieccomi qua dopo un po' di tempo che non ci sentivamo in diretta live. E qua il lockdown purtroppo ci impegna in vari modi e per certi versi ci disimpegna, ma io diciamo così che in linea di massima sono sempre impegnato ad approfondire e a costruire, come suggerito da diversi mentori. E quello che ho approfondito in questo contesto di questo nuovo articolo del blog del libro Pizzability riguarda lo zucchero negli impasti per pizza e o pane, che poi insomma potete vedere, hanno applicazioni diverse. Qui è una questione che mi è stata posta da un mio allievo e che ho avuto un modo, diciamo così, di approfondire ulteriormente facendo diverse ricerche sul web e insomma anche su alcuni testi tecnico-scientifici, tra cui quello noto ai maestri dell'arte bianca, quello di Simona Lauri, riguardo appunto pane e pizza, due mondi, un'unica passione. Sembra una questione abbastanza tergiversata, quello dello zucchero, dell'aggiunta di zucchero negli impasti, e potremmo dire quasi scontata oppure no. Io l'ho approfondito sotto diversi aspetti, toccando le varie tematiche riguardante lo zucchero, e sono giunto alle mie conclusioni, le quali però poi, diciamo così, per le quali mi adopererò nell'applicazione, nella sperimentazione ulteriore. Sappiamo, i tecnici sanno, anche se l'articolo è, diciamo così, rivolto sia agli amatori che ai professionisti, per i professionisti dobbiamo sapere che quando si parla di zucchero negli impasti dovremmo parlare di zucchero di malto ed in modo particolare questo diastasico, che avrete modo di leggere qui le specifiche in questo relativamente lungo articolo, per il quale ringrazio anche Paolo del sito Lievitazione per Tutti per la gentile collaborazione riguardo proprio lo zucchero negli impasti. E qui vedrete la sua risposta che ha toccato in maniera particolare, perché da tempo ha intrapreso una collaborazione con un'importante azienda esclusivista dell'importazione di uno speciale malto per panificazione, con la quale sta organizzando appunto un confezionamento adatto anche per l'utilizzo in pizzeria. E qui poi vedrete un po' tutto il discorso. E quindi niente, questo è quanto. Vedrete alcune ricette dove può essere impiegato questo speciale zucchero, le dosi e quelle che sono le mie conclusioni, che sinteticamente vi riporto qui, come già detto all'inizio dell'articolo. Innanzitutto dobbiamo scindere e specificare che quando si parla di zucchero negli impasti si esclude il saccarosio, più comunemente chiamato zucchero semolato, lo zucchero che mettiamo nel caffè, poiché equivarrebbe, diciamo così, ad aggiungere benzina su un fuoco che poi risulterebbe di paglia. Quindi chi ha voglia, chi ha interesse, può approfondirsi e leggersi con calma questo lungo articolo e propormi altresì delle domande di approfondimento. E inoltre vi invito, per tutti coloro che volessero apprendere i segreti per poter fare una pizza
Come dei veri professionisti, potete scoprirlo scaricando l'estratto del libro Pizzability. Qui avete il link che vi rimanda alla pagina web dove potete, diciamo così, scaricare subito l'estratto del libro completamente gratis, inserendo solo il nome, il telefono e la mail. E qui c'è anche l'anticipazione dei temi trattati nel libro e qualche altra notizia su di me, eccetera. Io quindi vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima live dove affronteremo un altro argomento che vi anticipo, se volete, riguarderà le differenze sotto il punto di vista tecnico tra le farine di grano tenero e quelle di grano duro, spesso impiegate anche negli impasti. E vi auguro una buona serata ed un arrivederci a presto su questo canale o su altri. Grazie e buona serata.